Ciao a tutti da Saburo24, oggi vi faccio vedere un altro video nella mia stanzetta dove praticamente anzi vi farò vedere due nuovi componenti del mio computer. Il primo è il Corsair TX750M, la M sta ovviamente per modulare, infatti è un alimentatore modulare. L'ho pagato 103 euro, è certificato 80 plus bronze. E il bello è che questo alimentatore da 750 watt eroga esattamente 62 ampere, che praticamente dovrebbero essere 744 watt, quindi quasi i 750 che promette, quindi veramente una potenza. Fra poco vi faccio vedere appunto l'alimentatore che ho già montato nel case, ma ovviamente non è tutto perché non c'è soltanto l'alimentatore come componente nuovo, c'è anche la scheda video nuova. Vi andrò a dire che scheda video è e perché l'ho comprata. Ecco l'alimentatore Corsair TX700M. Guardate che figo, con tutti questi cavi neri, scuri, molto belli. E il secondo componente è la Zotac, la GeForce GTX 480. Qualcuno dirà perché hai preso la 480? C'è la 570 che va uguale, addirittura alla serie 600. La serie 600 costa veramente tanto e la serie 500 comunque ha dei prezzi buoni, però questo è stato veramente un affare. Nel mio paese l'ho trovata a 180 euro, quindi non potevo assolutamente rifiutare. Uno dei difetti di questa scheda è che scalda tantissimo, però non è un problema perché poi vedrete che cosa ho nel case. Vediamo di andare a staccare. Vedete, questa è la scheda video in tutto il suo splendore, una vera potenza, addirittura più potente della mia ex scheda video, la 6950 che ho venduto, ha 1,5 GB di memoria dedicata. Guardate qua i tubi di ferro che appunto devono raccogliere tutto il calore del dissipatore. E niente, mandiamo in pensione la GTX 285 che ormai ha fatto il suo sporco lavoro per un bel po' di tempo. Rieccoci, abbiamo acceso il computer come potete vedere e ora vi faccio vedere come si disinstallano i driver Nvidia. Sono un po' diversi da quelli ATI, infatti quelli ATI hanno un altro modo di installazione, ma comunque il concetto è sempre quello. Intanto guardate le ventole blu, sia davanti che dietro. Adesso non si vedono bene perché comunque c'è una luce, guardate che luce, però è fantastico. Anche sopra c'è la luce blu e poi all'interno qui abbiamo ventola rossa anche all'interno, ventola sotto l'hard disk rossa, tutto bello molto luminoso, tranne questa ventola che è già rossa di suo. E questo è il computer quando è acceso. Il rumore è, non si sente un cazzo, è molto silenzioso come computer, eppure la scheda video è overclockata di brutto. Allora, comunque, scusate, dicevamo, bisogna avere CCleaner, non so se la qualità sarà scadente, ma comunque CCleaner è un programma gratuito che potete scaricare sul web ovunque. Una volta aperto, vedete, ci uscirà. Scusate, ma ho il biscotto in mano, quindi allora, pulizia. Aspettate perché non si vede un cazzo. Eh no, non si vede un cazzo. Vabbè, comunque c'è pulizia, registro, strumenti. Noi andiamo in strumenti. Troviamo qualsiasi cosa che appunto ha a che fare con Nvidia. Quindi andiamo alla N. Ecco, Nvidia 3D Vision, quindi cominciamo a disinstallare questo. Una volta disinstallato questo, disinstalliamo i driver del controllo del 3D Vision, poi i driver grafici. In Nvidia Pisax invece, o Pisax come cazzo si dice, si può anche lasciare perché comunque anche la GTX 480 usufruisce di questa tecnologia della Nvidia, dato che appunto tutte e due le schede sono Nvidia. Ora dovete aspettare la rimozione appunto di questi driver. In alcuni casi, adesso non so se questo è il caso, praticamente c'è il ravvio. No, infatti lo sapevo. Comunque i driver grafici, proprio questi driver grafici, richiede il ravvio del computer, quindi voi ovviamente ravviate. Poi vi faccio vedere come si continua. Anche l'installazione dei driver è molto ma molto semplice. I driver sono stati rimossi, perché la maggior parte della gente pensa che i driver si disinstallano così, punto. Invece c'è un altro, cioè un po' più complicato di come si pensa. Rieccoci qui, abbiamo riavviato il computer, adesso per sicurezza andiamo a controllare di nuovo su CCleaner in caso
si sono di nuovo installati i driver così per caso, non si sa mai, comunque meglio controllare. C'è Nvidia Pisax e basta, o come cacchio si dice. Comunque questo serve, quindi per il momento ha funzionato. Adesso dobbiamo praticamente aprire di nuovo Cicline, scusate, l'ho chiuso per sbaglio, andare sul registro e fare trova problemi. Qui trova problemi, sta analizzando, vedete la striscia verde, quindi adesso partirà sul registro, ragazzi. Prima siamo andati su strumenti per disinstallare i programmi, adesso siamo su registri per trovare i problemi, perché troverà sicuramente qualche problema relativo ai driver scomparsi. Quindi una volta che ha trovato appunto i problemi, vanno, vedete, ha quasi completato, 44%, vanno risolti premendo il pulsante questo qui, che c'è scritto ripara selezionati, e poi dobbiamo fare l'ultimo passaggio che è driver sweeper. Poi vedrete. Ok, ripara selezionati, clicchiamo. Qui ci chiede il backup di questi problemi, noi facciamo assolutamente no. Ripara selezionati, sono 7 problemi e facciamo chiudi. Poi per sicurezza facciamo di nuovo trova problemi, dovrebbe ripartire di nuovo la ricerca. Se non sbaglio dovrebbe dare 0 problemi, infatti così è. Adesso va fatto l'ultimo passaggio, che è quello di andare a prendere. Allora, qui non c'è, quindi troviamolo. Si chiama driver. Trovato, driver sweeper. Sweeper. Apriamolo, vedete l'interfaccia come si presenta, a breve si apre. Anche questo è un programma gratuito che potete trovare ovviamente sul web. Qui ci sono i driver, appunto. Noi quelli che ci interessano sono in Nvidia Chipset e in Nvidia Display. In Nvidia Pisax, come vi ho già detto, lo dobbiamo lasciare. Quindi facciamo analizza questo pulsante dopo aver cliccato su quei due quadratini. Dovrebbe analizzare, quindi li ha trovati, sono tutti questi driver, sono. Vedete che anche dopo che li abbiamo disinstallati, guardate quanti driver rimangono, quindi uno pensa di aver disinstallato bene i driver, invece eccoli qui. Si fa assolutamente pulisci. Sei sicuro di voler continuare? Ok. Adesso partirà una specie di, vedete, caricamento che potrebbe durare da un minuto circa, più o meno. E una volta finito vi chiederà di riavviare. Quindi noi riavviamo il computer e dobbiamo lasciare ancora la scheda video dentro il case, perché poi vi spiego, perché va fatto veramente l'ultimo passaggio, è quello di nuovo di aprire Cicliner come abbiamo fatto prima e di fare praticamente cerca problemi, ripara problemi, e abbiamo finito. Poi possiamo spegnere il computer, staccare la scheda video e montare la Zotac GTX 480. Allora, vuoi riavviare? Sì. Queste cose sono molto semplici se uno si va a informare sul web, trova appunto queste cose, tranquillamente ci riesce. Non sono cose molto complicate. Guardate il cablaggio, l'ho fatto meglio possibile, ci sono qualche fili a destra e a sinistra, ma niente di che. Comunque la circolazione dell'aria dovrebbe essere ottimale. Ci sono altre ventole. Comunque è molto silenzioso. Per l'ennesima volta, adesso avviamo CCleaner, vedete come il desktop praticamente si vede malissimo perché sono completamente spariti i driver. Adesso ho fatto l'ultima pulizia, vedete che lavoretto bisogna fare per disinstallare veramente bene i driver. C'è un altro metodo ancora più pulito dove veramente. Grazie.
Ecco, questa come potete vedere è la GTX 285. Ho trovato tipo mia cugina che mi tiene il telefono. E praticamente per staccarla dobbiamo svitare queste vite. Sono due praticamente. Stai riprendendo? Ok. Sono soltanto queste due. Anche per esempio smontare la scheda video sembra non prendere proprio la vita. Sembra una cosa chissà che cosa, difficilissima, invece in realtà è molto semplice. Bisogna poi staccare i connettori a 6 pin, perché la GTX 285 ne monta due a 6 pin. Bisogna staccare. E poi avvicinati qui, Rebby. Vedi, fai notare quella specie di striscia blu. O più? Eccola, la striscia blu. Quella lì va premuto lì praticamente, dove c'è quella specie di rientranza. Va premuto verso il basso, ora vi faccio vedere. E sentirete tipo la scheda video sollevarsi un pochettino. In quel momento, capite, potete cominciare a tirare. Ecco, infatti si è staccata. Ora vedete che ammasso enorme che era la GTX 285. Questo era il dissipatore, quello comprato, l'Arctic, che è veramente una potenza. Tre ventole, radiatori a manetta a non finire. Prendi qua. E insieme. Questo invece era il dissipatore stock, che faceva veramente pena. Come potete vedere assomiglia tantissimo anche dalla ventola, praticamente identico a questo della Zodak. Infatti la scheda video allontana. No, non così. Ok. Infatti la scheda video scalderà veramente tanto, però pazienza. E niente, andiamola a montare. Per il montaggio va fatto la stessissima cosa. Praticamente dobbiamo inserirla nello slot blu dove l'abbiamo tirata. Ecco il telefono che suona. Stiamo attenti a non far ciampare i cavi. Stai riprendendo, Rebi? Sì, sì. Sì, ma non la mia faccia da culo. Sì, lo so. Ok, qui è sempre un po' una rottura di palle, però niente di che. Prima di premere dobbiamo assicurarci che appunto sia entrato. Infatti è entrato. Ok, la scheda video non si muove. Adesso prendiamo il giravite, il cacciavite, chiamato come volete, e dobbiamo rimettere le due viti per agganciarla. Oddio. C'è anche mia cugina sa farlo, vero Rebi? Sembra difficile? No. No, infatti, vedi? Una minchiata. Una minchiata? Addirittura. Ok. I connettori, la GTX 480 richiede un connettore a 6 pin. Come vedete il mio alimentatore ha tutti e due i connettori a 6 pin più i due che possiamo agganciare quando vogliamo, quindi agganciamo i 6 pin qui. Aspettate, ecco, voilà. Tanto il telefono che continua a suonare, questa è la zia. E poi mettiamo il connettore, quello a 8 pin. Dobbiamo praticamente tenerlo stretto, vicino. Assicuriamoci che il sia esattamente così che si infila. No, dall'altra parte, infatti. Togli il video. Inseriamo quello da 2 e quello da 6. Quindi 8 pin. Infatti questa scheda video è una vampira, cioè praticamente consuma solo lei 250 watt dichiarati. Ovviamente sono molto, ma molto di più di 200 watt. Infatti la bolletta mia madre arriverà, e di brutto anche. Tanto paga lei, quindi non è che è un problema. Ok, la scheda video è montata. Come potete vedere non è assolutamente difficile, è veramente una minchiata. Niente, ora vanno installati i driver. Tutto qua. Ok ragazzi, la Zodak, la GTX 480 è stata montata con i suoi ben 12 pin, se non sbaglio, 14 pin addirittura, sto vampiro. E niente, siamo pronti ad accendere il computer, vediamo se si avvia.
Sì, funziona. Perfetto, beh, perché non doveva funzionare? Comunque ricordatevi di connettere dopo il cavo VGA. Io vi consiglio l'HDMI, che ovviamente ha una qualità superiore, però dato che ancora lo devo comprare, ci accontentiamo del VGA. E niente, adesso dobbiamo aspettare che il computer si avvii, perché non è finito qua. Cioè, non, come prima abbiamo disinstallato la GTX 285, prima di staccarla abbiamo disinstallato i driver. Adesso invece vanno installati i driver della nuova GTX 480. Vi farò vedere come si fa, è molto semplice. Ovviamente i passaggi sono completamente diversi. Questa volta basterà avviare il computer una sola volta dopo aver installato i driver. Ringraziamo anche mia cugina che tipo ci ha aiutato a stavolta a tenere il telefonino, perché sennò non vi avrei potuto far vedere come si monta una scheda video. Avete visto che è veramente una cavolata. Poi io comunque, che ormai queste cose le faccio da anni, ma veramente da tanto tempo, per me è veramente una cavolata. E niente, volevo farvi vedere questi dissipatori a stock, che sinceramente sono veramente straordinari, cioè sono bellissimi. Purtroppo fanno cagare in senso di prestazioni. Praticamente questo dissipatore funziona così. C'è la specie di cosa in rame, la piastra, che praticamente cattura, grazie alla pasta termica che viene applicata, cattura la temperatura direttamente dalla GPU, cioè una specie di coso così, che sarebbe un processore della scheda video, dove questo viene appunto appoggiato con la pasta termica. Il calore viene trasmesso al rame per poi andare sul radiatore. Vedete tutto questo radiatore sotto, sta, eccolo. Tutte queste lamelle che vedete anche qua, questi sono tutti i radiatori. E niente, poi grazie alla ventola, questa piccola ventola, che vanno veramente veloci, infatti quello della 480 è tipo un turbine, se si mette a 100% la ventola fa un rumore di un jet quasi. E niente, viene tirata l'aria da qua dentro per farla uscire da qua. Quindi è questo il meccanismo. Invece con dissipatori non referenze, quindi quelli comprati a parte, quelli buoni, come per esempio questo qui, l'Arctic Cooler, o come cacchio si chiama, che no, Acceleron Extreme, uno dei più famosi, questo è il 2, e come potete vedere ha tre ventole molto silenziose e potentissime, un radiatore enorme, guardate, tutto qui dentro, e poi ha veramente tanti di questi tubi in rame, che non mi ricordo come si chiamano, ne ha veramente tanti, dai tubi in rame passa il calore che viene passato appunto al radiatore, che viene raffreddato. È veramente una potenza di dissipatore. Lo compreremo appresso anche per la 480, sempre se non si dà problemi di temperature. Comunque, installazione driver dispositivi in corso. Sta installando la 480, ma non basterà, perché poi vanno installati anche i driver. Sta installando soltanto l'hardware. E che volevo dire? Parliamo un attimino della differenza del passaggio. Questa qui, la 285, nel 2009 era la regina indiscussa delle singole schede video appunto sul mercato, era la più potente e anche la più costosa. E l'unico difetto di questa scheda video, anche se oggigiorno dà prestazioni veramente belle, cioè buonissime, era purtroppo la memoria di DDR3, che è appunto quella vecchia, e soprattutto il non supporto alle DirectX 11. Questo è, secondo me, il fattore che appunto poi comporta doverla aggiornare, insomma, perché ancora oggi una buona scheda ha le stesse prestazioni di una 460. Invece la 480 non soltanto tutto 2010, inizio 2011 ha dominato il mercato delle schede video, perché era la singola scheda video più potente, quindi stiamo parlando di un anno fa, e una scheda video un mostro, però purtroppo ha temperature elevatissime e soprattutto una vampira di corrente, quindi consuma veramente tanto 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 tanto. Però comunque supporta le DirectX 11, ha 1,5 GB di RAM, quindi di più della 570, è facilmente overclockabile perché ha appunto adesso non mi ricordo come si chiamano, sono praticamente quei affarini sulla scheda video che hanno il compito di tenere a bada il voltaggio, ce li ha veramente solidi, quindi un overclock anche di overvoltaggio su questa scheda video non dà nessun problema, infatti è molto facile anche da fare, quindi una scheda video veramente potente. Abbiamo fatto un salto prestazionale potentissimo, infatti ce ne vogliono due di queste per fare le prestazioni. Niente, installiamo i driver.
andiamo a installare i driver, dobbiamo aprire Google, quindi andare sul web, aspettiamo che Google si apri, ok, dobbiamo scrivere appunto NVIDIA driver. NVIDIA driver, si dovrebbe aprire la prima cosa, il primo link download driver NVIDIA sarebbe quello ufficiale, infatti ci troveremo qui a scegliere la categoria GeForce, sì, serie 400, la 480 già uscita automatica, Windows 7 64 bit, perfetto, ricerca. Abbiamo trovato i driver, però prima di appunto installarli riassicuriamoci di aver fatto tutto bene. GeForce, GeForce 400 serie, GeForce GTX 480, Windows 7 64 bit, lingua italiana, ricerca. Download immediato, partirà il download automaticamente, facendo clic si accetta e scarica. Vedete, è veramente una cavolata. Una volta scaricati dovrebbe partire il download, eccolo il download, che chiede 6 minuti, porca 5 minuti, vabbè, sta diminuendo. Una volta finito il download va praticamente avviata l'applicazione, installerà i driver automaticamente, alla fine vi chiederà di riavviare il computer un'altra volta, che rottura di coglioni. Una volta riavviato avrete il vostro computer e la vostra GTX 480 pronta a utilizzarla. Scusate se si vede male, ma è finito il flash perché la batteria si sta scaricando. Quindi ritorniamo subito. Eccoci con il primo benchmark. Come vedete qui in alto ci sono le temperature, che adesso sono 76 gradi, non so se si vede, e il frame rate che è 350. Andiamo a vedere un attimino le opzioni video per farvi vedere il benchmark di questa scheda video. Dettagli grafici, ultra, vedete, non so se si legge ultra, visualizza avanzate. Andiamo a vedere qualità della consistenza ultra, densità ombre ultra, anti-aliasing alto, perché ultra non esiste, infatti c'è no, bassa, media e alta, no, vedete, alta, quindi segno di distanza ultra, filtro anisotropico per 16 che è il massimo, sfocatura attivato, occlusione ambiente attivato, calcola shader attivato, riduci ritardo mouse, non c'entra niente, e vSync, refresh dei frame rate per la frequenza d'aggiornamento del monitor, che non c'entra un cazzo, insomma. Quindi praticamente il gioco sta a manetta. Andiamo a vedere quanto fa di frame rate. Siamo sui 98 frame rate tutto al massimo. Vedete, 71 quando miri, cioè veramente una potenza di scheda video incredibile. Adesso farò fatica tipo a giocare e a riprendere, e allora vedete frame rate è sempre 90, 100, 102, 107, 115, cioè comunque sempre così. Qui ci dovrebbe essere un cecchino, eccolo, cioè tipo sto a sparare con una mano e l'ho pure preso. Il frame rate 99, le temperature sono basse, 78, cioè che dovrebbe essere tanto per una scheda video normale, ma chi conosce bene le schede video sa che una GTX 480 a 79-78 gradi è veramente poco. La ventola sta a 70%, quindi un po' di rumore la fa, però sinceramente a me non dà fastidio per niente, anche perché con le cuffie non si sente un cazzo. E niente, questo è il primo benchmark, guardate, 100 fps in game. Siamo su Battlefield 3, le temperature 64 gradi, abbiamo appena entrato, e il frame rate 50. Andiamo a vedere le opzioni video, come sono impostate su Battlefield 3, sapete quanto è pesante Battlefield 3. Allora, custom, ultra, 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 anti-aliasing MSAA per 2, anti-aliasing post 8, motion blur on, 16 filtro anisotropico e HBAO. Cioè praticamente sta tutto al massimo con l'anti-aliasing attivo. Quindi andiamo a vedere frame rate 50 stabile. Adesso con una mano sto giocando, quindi il personaggio andrà avanti e basta. Vedete 53, 55, fluidissimo al massimo, 59, 60, 62 addirittura, 60, però fra poco moriremo, tipo sto sentendo cannonate. La temperatura della scheda video sta sui 71 gradi, ma più o meno si andrà a stabilizzare intorno ai, ecco, 70 fps raggiunti, 60, 46, andiamo di qua. Cioè, praticamente tutto su ultra, Battlefield mi fa oltre i 45, poi ecco, già sto morendo. Attenzione, mi sparano, crepo, 73 gradi, comunque Battlefield non fa riscaldare molto la scheda video.
Poi ovviamente la ventola della scheda sta a 70%. Dicono tutti che sia rumorosissima, che dà fastidio. A me sinceramente questo non è dar fastidio, anzi il rumore non si percepisce quasi. Poi io comunque gioco sempre con le cuffie. Guardate il frame rate, strabiliante, questa scheda video è un mostro. Con la Questo qui era il benchmark di Resident Evil 5, dove praticamente ci fa vedere le prestazioni finali. Vediamo che ho giocato praticamente tutti i settaggi al massimo con l'anti-aliasing per 8. Possiamo vedere qui il mio sistema Intel Core i5-2300, 2,8 GHz, Nvidia GeForce GTX 480, 1920x1080 e DirectX 10. Possiamo vedere nell'area 1 l'ho ultimata con 120 fps, nell'area 2 120 di nuovo, 102, 118. Praticamente il gioco non è mai sceso sotto i 100 in tutte le aree. Veramente incredibile. Abbiamo finito i test con la scheda video.